Ecco Ale lo statale che parcheggia. Attenzione, lo vediamo all'opera. Attenzione. Attenzione, attenzione. Vediamo la classe, l'eleganza, scusate il rumore, l'eleganza dell'autista emergente. Vediamo con molta nonchalance che riprende, diciamo, la linea retta della ribalta. Ecco, diciamo, questa è un'improvvisata, non è una ripresa a sommo studio. Lui non sa di essere ripreso dal suo collega, nuovo collega, che, diciamo, sta livellando per la battuta, per non, diciamo, sa già che deve livellare per non distruggere il gruppo ottico fanali posteriori. A breve lo vedremo anche arrivare per aprire il suo centinato. Chi è? Vedremo, eccolo, 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 eccolo all'opera. Buongiorno, buongiorno dottore. Bene, qui non chiediamo, diciamo, pubblicità occulta. Niente, non esiste. Stavamo solamente, diciamo, riepilogando la situazione attuale di oggigiorno di noi autisti. No, questo tagliamo. Tagliamo subito. Adesso lui batterà alla ribalta. Qui tagliamo. Siamo alla cosiddetta Palex di Prato. Situazione attuale è la medesima, riusciamo solamente a vedere lavorare questi ragazzi che lavorano veramente egregiamente. Egregiamente, si è fermato egregiamente alla ribalta. Vediamo, questi ragazzi lavorano come oriali giorno e notte, non riescano a mantenere chiaramente la pulizia perché sono troppo impegnati a smistare, a ricevere e spedire le merci H24. Questa è la situazione attuale. C'è molta, diciamo, come dire, molta monnezza. Qui tagliamo chiaramente. Ecco il mio collega che si sta accingendo a portare. Buongiorno collega, Ari, buongiorno, lo vediamo chiaramente, mascherina, giubbottino, quella è la situazione attuale. Per adesso è tutto a voi in studio.